Dai, entrami da qua sotto. Ma perché? Dai, andate da qua sotto. Non possiamo fare. Oh! Andate da qua sotto. Vedete andare da qua sotto. Ieri l'aggressione al giornalista Daniele Piervincenzi, inviato del nuovo programma di Rai 2 Popolo Sovrano, e alla sua truppa, sono stati attaccati nella zona del cosiddetto ferro di cavallo a Rancitelli, a Pescara. Piervincenzi e i suoi colleghi stavano lavorando un'inchiesta sui clan della periferia pescarese, lo ha reso noto proprio la Rai, che ha diffuso questo video. Piervincenzi con Edoardo Anselmi fu aggredito a Ostia da un componente del clan Spada, ricorderete, mentre era impegnato in un'inchiesta per il programma Nemo, Nessuno Escluso. Siamo all'interno del ferro di cavallo a Pescara, dove è accaduto questo episodio che ha fatto un po' il giro dei media. Qui abbiamo Domenico Pettinari, neo riconfermato consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, che ha addosso la bandiera tricolore. Un gesto simbolico, un gesto forte per dire cosa? È un quadrilatero abbandonato, è una delle centrali più importanti dello spaccio di droga della regione Abruzzo. Sono avvenute violenze atroci, anche omicidi, qui hanno sparato, qui detengono armi, qui spacciano droga, qui ci sono criminali pluripregiudicati, ma l'istituzione proprietaria di queste case è la Regione Abruzzo. Quindi ho voluto indossare la bandiera dell'Italia perché l'ente regione ha il dovere istituzionale, morale, di ristabilire la legalità. Ristabilire la legalità significa venire qui prepotentemente con lo Stato, ma lo deve fare il Presidente di Regione, cioè il proprietario di queste case, sfrattare tutti gli occupanti abusivi pluripregiudicati che delinquono e detengono il controllo millimetrico di questa zona e ristabilire la legalità, perché ci sono cittadini onesti, cittadini seri, cittadini che non ce la fanno più, cittadini che non ce la fanno a subire violenze. La patria è sacra, ma va tutelata, e in questo momento è l'ente regione, quindi l'appello lo faccio al Presidente di Regione, perché sono case di proprietà della Regione, ma soprattutto lo faccio alla Lega Abruzzo, che ha preso tanti voti, che governa la Regione. Qui devono fare un'azione prepotente di legalità, di giustizia, e riportare la legalità. Poi chiedo presidio fisso di polizia come sta adesso. Non operazione ad orologeria, grande rispetto nei confronti delle forze dell'ordine che svolgono un ruolo importantissimo, ma io voglio vedere sempre un'unità fissa. Io ho sempre rischiato la vita, io ci metto tutta la mia forza, la mia determinazione e il mio coraggio, ma da solo non ce la faccio, da solo come Movimento 5 Stelle non ce la facciamo. Lo Stato, e quindi la Regione Abruzzo adesso, perché la Regione Abruzzo è lo Stato. Chiariamo subito che nel quartiere di Rancitelli ci sono però tantissime brave persone. C'è tanta paura, perché? Perché? Perché mancano le istituzioni, la Regione, il Comune di Pescara, dove sono? Al Governo Nazionale, Movimento 5 Stelle e Lega Insieme, l'appello a Salvini? Ma senza ombra di dubbio per il potenziamento delle forze di polizia, ma qui è la Regione che li deve cacciare fuori dalle case. A Pescara, al ferro di cavallo, non si può entrare, e di certo non si possono fare domande.